Porta Romana è l'ingresso più antico alla città di Interamnia, un corso che vede la presenza di chiese medievali, antiche botteghe artigiane e trattorie tipiche e che è stato interamente ripavimentato meno di 10 anni fa. Oggi è un angolo di Teramo che vive nel degrado, diroccato. La strada si è rotta in più punti poco dopo la fine dei lavori. Gli scavi delle gallerie dell'80 e il terremoto hanno fatto il resto. Il comune e l'ASL intanto avrebbero deciso finalmente di demolire parzialmente il vecchio ospedaletto, che non è più agibile né recuperabile e che costa troppo denaro metterlo continuamente in sicurezza. Comune e ASL hanno deciso per il parziale abbattimento del vecchio ospedaletto, voi siete d'accordo? No, noi siamo d'accordo, intanto non è un monumento storico, diciamo, questo sarà del 1900, ma dopo è una bruttura in questa zona dove escono tutta la nuova viabilità, il primo impatto è demoralizzante perché abbiamo tutti caseggiati transennati, muretti caduti, insomma non si dà una bella immagine di uno che viene nella nostra città. La prima immagine è sicuramente negativa. Voi che cosa proponete? Noi proponiamo intanto di fare anche una zona verde più accogliente, di allargare questa strada. È d'accordo sull'abbattimento di questo vecchio caseggiato di Porta Romana? Sì, sono d'accordo. Cosa ci farebbe lei? Giardini, ripeto ancora giardini. Quindi verde con panchine? Anche sul lato destro. Tutti quei ruderi che si trovano sulla destra, dall'altro lato, dove ci sono quei pini, certo. Anche lì io farei l'abbattimento. Sono fabbricati ormai che non resistono più. La Porta Romana è l'accesso dell'antica Teramo ai tempi dei Romani, ecco perché si chiama Porta Romana. L'entrata con del verde, con dei bei prati, giardini, è una cosa eccezionale. Insomma, un edificio che non ha nulla di storico, inutile, decadente e pieno di sporcizia. Ma non solo. Lì è pieno di topi. Appena cominciano i rumori, iniziano alla sera, iniziano a camminare. Una cosa molto fastidiosa. La ragazza del bar deve tenere sempre la porta chiusa. L'idea di avere uno spazio verde a Porta Romana al posto di quell'ospedaletto architettonicamente irrecuperabile a causa delle gallerie sottostanti piace a tutti, residenti e associazioni culturali. A sorpresa però la sovrintendenza sembra opporsi per via della memoria storica, ma i cittadini teramani sono stufi di questi diktat. La sovrintendenza nella nostra città non la considera per niente, diciamo la verità, noi sono 22 anni. C'era il Presidente del Consiglio che voleva abolirle, noi lo diciamo da 22 anni che le sovrintendenze andrebbero abolite perché non vanno l'interesse della città e dei cittadini.